è una persona che fondamentalmente vive la montagna a 360 gradi, in quale sono guida alpina internazionale, maestro di sci, tecnico di soccorso, sono anche uno scrittore, sono testimone del Rifugio Lombardia e di conseguenza vivo la montagna a 360 gradi. 2022 è un anno particolare, un anno particolarmente ambizioso perché ho comunque un'idea ardita di portarmi in Nepal per tentare uno dei miei 8.000 che mi mancano in Nepal, che è il Kanchenjunga, 8.586 metri, e poi trasferirsi in Pakistan per tentare il Nanga Parbat, 8.125 metri, per cui un anno ricco e particolarmente ardito. Ho conosciuto Ferrino nel 2004 grazie ad Agostino Polenza, quando ho organizzato la spedizione Everest K2, e da allora mi sono innamorato a questo marchio, un brand italiano. E devo dire che da allora sono sempre stato con Ferrino, e grazie a Ferrino hanno trovato anche delle soluzioni per quanto riguarda i miei piedi. Hanno, esempio, realizzato un sacco a pelo apposta per i miei piedi, per riuscire a dare molta più termicità. Un sacco a pelo che pesa logicamente di più, però sono riusciti a mettere in imbottitura maggiore i piedi. Sono riusciti anche a farmi degli zaini particolari. Poi avevo questo sogno di firmare la mia tenda, per far sì che comunque i campi si vedesse la mia firma, Marco Confortola. Questo è Ferrino, una famiglia grande, e sono onorato veramente di riuscire a portare avanti questo mio sogno, questo mio tentativo di chiusura della corona di 8.000 con Ferrino, perché ho sempre dormito nelle tende Ferrino.